come vi avevo anticipato all'inizio, questa non è una giornata dedicata solo all'Europa, alle elezioni europee, ma sappiamo bene che quest'anno, alla fine di quest'anno, ci sarà un altro grande appuntamento elettorale a cui tutto il mondo guarderà con interesse, quello delle elezioni americane. Bene, qui oggi con noi abbiamo un ospite che, nonostante la giovane età, è già un imprenditore di successo e un politico preparato. Ha iniziato a correre all'inizio della battaglia della nomination repubblicana, che ha abbandonato per sostenere poi la candidatura di Donald Trump, e ora si appresta in futuro a, glielo auguriamo, assumere un incarico importante in un'eventuale futura amministrazione americana. Prego, con il contributo video. E con grande piacere che invito sul palco Vivek Ramaswamy. Grazie di questo benvenuto, apprezzo davvero molto l'invito a poter parlare qui oggi. So che c'è un traduttore, di solito mi si dice che parlo troppo veloce, però cercherò quindi questa volta di rallentare un po'. E andiamo al nocciolo della questione. Siamo nel mezzo di una guerra spirituale per l'animo dell'Occidente attualmente. Non è una guerra tra nero e bianco, come forse vuole farvi credere la stampa. Non è una guerra tra uomo e donna. Non è una guerra nemmeno tra gay e etero. È molto più di questo. È una guerra tra coloro, come noi, che credono nella libertà di parola, libertà di espressione, e chi crede nella censura. È una guerra tra coloro, come noi, che credono nella meritocrazia e quelli che credono nelle quote. C'è chi crede nell'identità nazionale, chi crede che debba essere orgoglioso di un'identità nazionale, chi crede nella governance globale. È una guerra tra la classe manageriale e il cittadino comune. E la maggior parte di noi qui, la maggior parte delle persone nel mio paese, qui in Italia, sono dalla nostra parte in questa guerra. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che dall'altra parte, l'altra parte sta ancora vincendo questa guerra. E la domanda a cui dobbiamo rispondere è perché? Non è perché l'altra parte, l'altro lato, ha un'argomentazione più logica, più valida. Vediamo l'agenda climatica. Gli stessi che vogliono porre fine alle emissioni di carbonio nell'Occidente, sono gli stessi che dicono va bene se spostiamo tutte queste emissioni in Cina. Tutti quelli che non vogliono più ricorrere ai combustibili fossili nell'Occidente sono contrari poi all'energia nucleare, che non produce emissioni, quindi non è la logica che è dalla loro parte, è qualcos'altro. E magari io parlerò di qualcosa che è un po' diverso rispetto a ciò che hanno detto gli altri relatori, però fa capire cosa succede. Parlo rappresentando la mia generazione. Io ho 38 anni, sono il più giovane ad essersi mai presentato a candidarsi per la presidenza degli Stati Uniti, quindi parlo per la mia generazione, a nome della mia generazione. Fede, patriottismo, lavorare sodo, famiglia, tutto questo è sparito. E quando si ha un vuoto nel cuore che va così dentro nell'anima, allora qui il veleno può riempire quel vuoto. Un
scienziato europeo Blaise Pascal una volta disse: se c'è un vuoto, un buco grande come Dio nel cuore e Dio non lo riempie, allora significa che il cuore lo riempirà qualcos'altro. Se non sarai fedele alla bandiera del tuo paese, sarai fedele alla bandiera di un altro paese, la bandiera transgender, la bandiera di un altro paese, di un'unione di paesi. È un bisogno che abbiamo, essendo esseri umani, di impegnarci a favore di qualcosa che è più grande di noi, ma quando perdiamo la fede, la famiglia, il patriottismo, questa voglia di lavorare, allora è lì che il fenomeno woke, il transgenderismo, il movimenti come che riguardano il clima, il Covid, relativi al Covid e altro, allora qui vanno a riempire quel vuoto. Noi abbiamo fame, vogliamo uno scopo, vogliamo qualcosa che abbia un senso nella vita. È così che possiamo vincere. Non possiamo solo essere un movimento conservatore che scappa da qualcosa. Dobbiamo correre nella direzione di qualcosa. E in quale direzione corriamo? Verso la nostra visione di sovranità. Cosa significa essere sovrani come individui, come famiglie, come nazioni, come Dio? Questo va oltre la razza, la sessualità e i problemi climatici. Se davvero abbiamo il coraggio di sostenere le nostre idee, non possiamo semplicemente contrapporci a ciò che sostiene l'altra parte. Questo finora non ha funzionato. Se vogliamo vincere questa guerra, ed è una guerra per l'animo futuro dell'Occidente, dobbiamo offrire una nostra visione. Noi cosa rappresentiamo? Cosa sosteniamo? La sovranità dell'individuo. Io sono un individuo nato su questo pianeta con la mia identità. Non faccio parte di un gruppo gender. Sono un agente, un individuo che deve impegnarsi al massimo secondo le proprie idee. Questo è l'identità della sovranità. La sovranità della famiglia, la più grande forma di governance che l'umanità conosce. La famiglia è la base, è il pilastro di ogni società. L'abbiamo visto nella storia. Una famiglia con padre e madre. Questo è qualcosa che combatteremo. Combatteremo per proteggere sempre la sovranità della nazione. Io sono un cittadino di una nazione, devo essere orgoglioso di questo. Non sono un cittadino globale del mondo che combatte i cambiamenti climatici da Davos, sono un cittadino di questo paese, per me gli Stati Uniti d'America, per voi l'Italia, e voi dovete essere orgogliosi di questo, perché la nazione, lo Stato ci dà questo scopo, questo significato. Un paese senza confini non è un paese, non è una nazione. Il nazionalismo non è necessariamente una parola cattiva, ma significa abbracciare i valori che rappresentiamo, che vogliamo sostenere. Dall'altra parte cosa diranno? Ah, voi rappresentate solo gli interessi del vostro paese a spese del bene globale. Io dico qualcosa di diverso. Il modo in cui possiamo rendere il mondo un modo migliore non è preoccuparsi dei problemi di un altro paese. Come possiamo farlo? Ognuno deve pensare a rendere più forte il proprio paese. Questo è un nazionalismo positivo per il futuro e non dobbiamo scappare da questo, dobbiamo abbracciare questa cosa, la sovranità della nazione. L'individuo, la famiglia, la nazione, Dio, questo batterà sempre razza, gender, sessualità e clima. Ma non avverrà automaticamente e non abbiamo tanto tempo. Se i miei due figli che sono qui a Roma con me in questo viaggio, uno ha 4 anni, uno ha 1 anno e mezzo, se loro sono al liceo, se loro quando stanno al liceo noi non avremo risolto questa questione, allora gli Stati Uniti d'America non saranno più il paese che sono ora, e lo stesso vale per l'Italia, la Francia, i paesi dell'Unione Europea. Non abbiamo tanto tempo.
questa è la nostra ultima finestra temporale per rinnovare la nostra esistenza, per democrazie che si autogovernano nell'Occidente. Questo è il nostro momento, non possiamo aspettare che arrivi qualche leader dall'alto ad aiutarci, non funziona così. Se vogliamo essere salvati, se ci salveremo è perché saremo noi stessi a salvarci. Ho sentito quello che ha detto Marine Le Pen nel videomessaggio, quindi mi rifaccio a qualcosa che ha detto lei. Lei ha detto che la democrazia non riguarda solo recarsi alle urne e votare, e sono d'accordo. La democrazia è molto più che semplicemente andare alle urne e votare. Come si misura la salute di una democrazia? Con la percentuale di persone che si sentono libere di dire ciò che veramente pensano in pubblico. Attualmente questa cosa non va molto bene. C'è una cultura di timore, di paura, c'è nel mio paese, si sta diffondendo in questo paese, si sta diffondendo nell'Occidente moderno, si è diffusa come un'epidemia, chiamiamola una pandemia, si è diffusa molto più velocemente del Covid-19. E questa cultura della paura vi dice state zitti, state seduti e fate quello che vi viene detto. Una cultura di paura che vi dice perderete il posto di lavoro, i bambini andranno male a scuola, sarete degli outcast, verrete isolati nella vostra comunità se non pensate alle cose giuste. E questa cultura della paura ha sostituito la cultura della libertà di espressione, che è alla base della democrazia vera. Come possiamo sconfiggere questa cultura della paura? Possiamo farlo se ciascuno di noi comincerà a dire la verità in pubblico. Dite in pubblico ciò che direste nella sfera privata, magari a cena. Ditelo e non abbiate timore di dirlo. Siate convinti. Ditelo con rispetto. Ma nel rispetto, cos'è il rispetto? Rispettare il prossimo abbastanza da dirgli esattamente ciò che pensate. E quindi ci vorrà l'impegno di ciascuno di voi per ripristinare l'identità di una nazione, l'identità e l'animo dell'Occidente, l'animo spirituale. E ditelo senza timore. Dobbiamo farlo passo dopo passo per riprenderci la cultura e l'identità della nostra nazione. Io penso che Dio sia vero, che Dio esista, che ci sono due sessi, due generi, che i combustibili fossili servono per la ricchezza umana, per la prosperità umana, che razzismo al contrario è anch'esso razzismo, che un confine aperto non è un confine, che i genitori, non il governo, dovrebbero decidere circa l'istruzione dei figli, che la famiglia nucleare sia là una grande forma di governo, che non dobbiamo scusarci per il nostro successo, che l'orgoglio nazionale non è qualcosa di cui dobbiamo vergognarci, anzi dobbiamo esserne orgogliosi. Tutte queste cose sono controverse non perché sono false, ma perché sono vere. Questo è ciò che vi chiedo di fare. Dite sempre la verità, non solo quando è facile, ma anche quando è difficile. Non abbiate paura di questo. Perché se non lo farete voi, allora che speranza può esserci per tutti gli altri, per i vostri cittadini? Ma se lo farete, e lo dico qui in Italia, siamo qui a Roma, non dobbiamo trovarci nell'Occidente alla fine dell'Impero Romano. Non deve essere quella la nostra situazione. Non dobbiamo essere una civiltà o una nazione in declino. Lo dico a nome del mio paese, gli Stati Uniti d'America. Io credo ancora che possiamo ancora essere una nazione in crescita,
che continua a crescere. Magari siamo anche alle prime fasi della nostra crescita, e se voi in Italia siete orgogliosi della vostra storia, delle vostre tradizioni, della vostra famiglia, che è un'istituzione fondamentale di una grande nazione, allora che anche qui da voi dovrebbe essere la stessa, accadere lo stesso, vista la vostra grande storia. E nonostante questo, forse i vostri giorni migliori ancora devono venire, quindi siate orgogliosi di ciò che siete, noi saremo orgogliosi di ciò che siamo noi, e io farò tutto ciò che è in mio potere per rendere gli Stati Uniti un grande paese, così come è compito vostro rendere l'Italia un grande paese, sfruttare appieno il potenziale. È così che si rende il mondo un posto migliore, rafforzando i nostri paesi, e quindi che il meglio debba ancora venire. Dio benedica voi e le vostre famiglie. Grazie. Grazie. Grazie Vivek, grazie per averci ricordato che nonostante siamo nel 2024, la libertà e la libertà di espressione non sono delle garanzie, non sono dei fattori costanti, e rivendichiamo come Lega di essere stati gli unici a Bruxelles insieme agli amici di Identità e Democrazia a opporci contro le leggi liberticide volute da questa commissione. Bene.